Assad, il suo regime e i suoi sodali che hanno sangue sulle mani non potranno avere alcun ruolo nel futuro della Siria. Così recita il comunicato diffuso a conclusione del vertice degli amici della Siria che ad Amman, in Giordania, ha riunito i ministri degli esteri di 11 paesi occidentali ed islamici sunniti. Deve finire lo spargimento di sangue innocente, ha detto il segretario di Stato americano John Kerry. È per questo che siamo qui. Non c'è bisogno di ulteriori prove che sia venuto il momento di agire. Una dichiarazione che mette in un certo senso una pietra tombale sugli auspici della Russia, che puntava a vedere Assad e l'opposizione seduti al tavolo dei negoziati. In giugno, nella conferenza che Mosca e Washington vogliono organizzare a Ginevra, il vertice di Amman è stato accompagnato dalle proteste di alcuni sostenitori di Assad.